Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Noi oggi discuteremo e rappresenteremo due fatti. Il primo è quello che sui giornali c'è da tempo, insomma, che è quello della dislocazione della nuova farmacia. Ok? E capiamo perché la nuova farmacia non va a San Vittorio a Stradavalle, ma va davanti alla Grave. Il secondo fatto è riguarda la turnazione della notturna delle farmacie. Come sapete, fino al 31 di maggio la città di Voghera aveva tutte le notti, e quindi dalle 8 di sera fino alle 8 di mattina, la farmacia aperta a disposizione. Dal 1 di giugno la città di Voghera passa dalla serie A alla serie B alla serie C, e quindi su 30 giorni ha mediamente il 30% di notti coperte e il 70% scoperte. Allora, partiamo dalla annosa questione della farmacia di San Vittore. La legge che ha consentito di aumentare il numero delle farmacie è una legge nazionale, ed è una legge addirittura che risale a Monti, il cosiddetto decreto sblocca Italia. Monti, tra le sue N decisioni, decise di aumentare, in funzione del, secondo un parametro abbastanza preciso, il numero delle farmacie, dando l'indicazione di dislocarle laddove almeno 3.000 persone erano, i nuclei di 3.000 persone non potevano godere di questo servizio, nella sostanza fuori dai centri città, nei quartieri periferici. Quindi la responsabilità dell'ubicazione della farmacia resta all'amministrazione comunale. La legge con la quale si attuano le disposizioni governative su indicazione dell'amministrazione comunale è una legge regionale. Allora, noi parliamo per atti, non parliamo per parole. E abbiamo, con l'accesso agli atti, ricevuto le delibere con le quali l'amministrazione comunale di Voghera ha dato indicazione alla regione su dove mettere la farmacia. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio. Quindi è la responsabilità del comune, no? Che divide le posizioni, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate, nella quale si propone di individuare quale zona nella quale collocare la nuova sede farmaceutica, l'area gravitante su Corso Rosselli, via Tortone, via Cignoli e Stradavalle, che comprende il quartiere San Vittore e l'abitato di Valle. Quindi, in termini formali, che cosa fa la giunta? Dà le indicazioni per le vie, però per superficialità, inserendo Corso Rosselli senza inserire un numero civico da cui partire, e partendo Corso Rosselli dal centro, ha dato la possibilità a chi ha vinto il bando, che poi è stato il farmacista del Brallo, di cercarsi un negozio laddove la giunta gli era detta, e l'ha cercato e l'ha trovato davanti all'Agraria. Allora, il tema cos'è? Che se lui l'avesse trovato davanti alla Chiesa dei Frati, o per chi è di Voghera, o davanti alla caserma, e quindi a 2 millimetri da Piazza Meardi, sicuramente era in centro, lui è dentro la legge e sicuramente non ha responsabilità. Dall'indicazione della piantina, individuando questo spicchio che vedete, è lo spicchio fisico dentro il quale inserire la farmacia. È chiaro che vedete che lo spicchio arriva in Piazza Meardi, perché Corso Rosselli perse Piazza Meardi. Quindi le affermazioni della giunta che sostiene che non l'assessore. Dell'assessore che sostiene che la responsabilità non è dell'amministrazione comunale è una balla, è una menzogna. Cioè, l'hanno scritto loro. Hanno scritto loro che la farmacia poteva essere messa in Corso Rosselli.